Immaginiamo una persona sotto forma di un cerchio colorato che voglia trasmettere un'informazione a due persone. Vedete, ogni persona ha il suo colore perché rappresenta la propria individualità e l'informazione che trasmette è indicata da un trattino giallo. Ogni persona trasmette questa informazione ad altre persone e vediamo come si crea una cascata della stessa informazione. Oltre al colore del contenuto di ogni cerchio, quindi all'individualità di ogni persona, vi faccio notare come vi sia il contorno che ha lo stesso colore dell'informazione passata. Cosa sta a significare questo? Significa che se le persone riportano l'informazione in maniera attinente ai fatti reali, usando un metodo che non infarcisca di artefatti queste informazioni, allora quello che si trasmette nei contenuti sarà qualcosa di verosimile alla realtà accaduta, alla realtà di fatto. Questo non impedisce alle persone di arricchire con la propria individualità, la propria interpretazione, la realtà di fatto trasmessa con l'informazione. Anzi, è proprio il fatto che le persone hanno una propria individualità che garantisce questo processo, questa evoluzione dell'informazione. Però, avendo queste persone un metodo nell'analisi e nell'elaborazione dell'informazione, fa sì che il contenuto del dato di fatto non sia travisato, non sia mistificato. Conoscendo e comunicando la realtà dei fatti con metodo, le persone si trovano d'accordo sulla verità dei fatti che accadono e possono per giunta elaborare delle deduzioni personali in merito ai fatti, da confrontare in tesi e progetti comuni. Ora, solo apparentemente questo settore sembra una piramide verticistica, perché in realtà le informazioni vengono da ovunque, nel mondo reale così come nell'informazione attiva di internet, si chiama rete appunto per questo. Ed è curioso, e non è un caso, che questo organigramma ricalchi la struttura del sistema nervoso negli animali superiori. Quello che conta è che le persone abbiano una propria identità, abbiano maturo un proprio metodo di analisi della realtà, dei fatti che li circonda e abbiano un metodo di comunicazione degli stessi. Questa è la situazione che offre la rete, l'informazione attiva. Vediamo invece qual è la situazione attuale di internet stesso, influenzato dall'atteggiamento dell'ipse dixit e quindi di tutta l'informazione passiva. Ci ritroviamo la nostra persona autoritaria, autorità militare, religiosa, politica, scientifica, dello star system, a proferire la sua sentenza, il suo ipse dixit. E cosa succede? Gli individui che la circondano l'assorbono tal quale, non la mettono in discussione. E infatti in questo diagramma il contenuto è dello stesso colore in tutti gli individui e il contenuto è a immagine e somiglianza dell'informazione che trasmettono, rappresentata dal trattino dello stesso colore, appunto. Gli individui sono cioè delle personalità passive che devono far slittare un'informazione che deve essere condivisa a prescindere, perché l'ha detta l'autorità. Questa è la struttura tipica dell'informazione di massa passiva di televisione, radio e giornali, dove l'autorità, con i suoi canali, diffonde in modo virale le proprie informazioni. E questo atteggiamento, naturalmente, al momento, avviene anche nei canali delle autorità, ad esempio dello Star System, dell'informazione attiva in internet. In questa situazione le persone tendono a distinguersi solo sulla superficie, solo in apparenza, cioè. Ed è concessa loro questa pseudo-libertà solo a fini consumistici. Pensiamo ad esempio al fenomeno della moda. Gli individui, per sentirsi alternativi, unici, diversi dall'ordinario, seguono una nuova moda proposta ad esempio dallo Star System, la consumano e si conformano in massa ad essa. Quando si ritrovano tutti omologati da quella moda, ne viene proposta una nuova. Il vuoto creato dal conformismo all'ipse dixit del contenuto di sé viene rimpiazzato quindi con una individualità che però è solo apparenza. Questo organigramma ricorda la replicazione dei virus in natura, dove tutti gli individui sono uguali agli altri e come struttura non è una rete, ma è una ramificazione di una parte centrale che emana propaggini uguali a se stessa. Una struttura ad albero potremmo definire.